Predisponiamo adesso 4 barriere in dirittura, 9 metri tra la prima e la seconda, 15 metri tra la seconda e la terza, 9 metri tra la terza e la quarta. Iniziamo l'esercizio con 3 tempi di galoppo tra la prima e la seconda, 3 tempi tra la terza e la quarta, quindi con un galoppo medio di 2 tempi tra la prima e la seconda, 2 tempi fra la terza e la quarta. Si continua l'esercizio imponendo un galoppo molto cadenzato tra la prima e la seconda barriera e si avrà quindi 4 tempi di galoppo e 4 tempi anche tra la terza e la quarta barriera. L'esercizio continua variando il numero di falcate tra la prima e la seconda e tra la terza e la quarta. In questo caso, 4 tempi di galoppo tra la prima e la seconda, 2 tempi di galoppo tra la terza e la quarta. L'esercizio viene ripetuto invertendo la cadenza, cioè 2 tempi di galoppo tra la prima e la seconda, 4 tempi tra la terza e la quarta. Portiamo adesso la terza barriera a 9 metri dalla seconda, lasciando la quarta a 15 metri dalla terza barriera. Avremo così 9 metri tra la prima e la seconda, 9 metri tra la seconda e la terza, 15 metri tra la terza e la quarta barriera. Durante l'esercizio varieremo il numero delle falcate tra la prima e la seconda e la seconda e la terza. Ad esempio, 3 tempi tra la prima e la seconda, 2 tempi tra la seconda e la terza, oppure 2 tempi tra la prima e la seconda e 3 tempi tra la seconda e la terza. Continuiamo poi con un galoppo regolare sulla quarta barriera. In questo scorcio di concorso abbiamo l'esempio di come due cavalieri possano percorrere la medesima distanza fra due ostacoli ravvicinati di un gran premio con un numero di falcate differenti. Il primo cavaliere che monta un grigio, dopo aver eseguito 3 tempi tra il diritto sul fosso e il muro, continua deciso aumentando la cadenza ed effettuando 4 falcate per affrontare l'ultimo ostacolo, un oxer. Il secondo binomio, dopo aver effettuato i 3 tempi tra il diritto fosso e il muro, accorcia la falcata ed effettua 5 tempi di galoppo prima di affrontare l'ultimo oxer. Un altro esempio ci viene fornito da questi altri due binomi. Il primo compie un salto sulla triplice molto ampio e continua deciso in 4 tempi per affrontare la doppia gabbia composta da un verticale, oxer e un altro verticale. Il secondo binomio invece compie un salto molto trattenuto sulla triplice, rallentando subito la cadenza ed effettuando 5 tempi di galoppo prima della doppia gabbia. È in base alle caratteristiche del proprio cavallo che il cavaliere adotta una soluzione piuttosto che un'altra.